Bene, allora possiamo cominciare. Grazie a tutti per la vostra presenza, grazie al presidente dell'associazione Novum Sartini che organizza questa serie, che ha organizzato questa serie di incontri, questo ciclo che si chiude questa sera con due argomenti. Il primo tema saranno le sezioni di transito prima del ponte della ferrovia e dopo dello stesso, tenendo conto del canale centrale navigabile esistente nel Novecento nel centro cittadino e dell'efficacia del fosso scolmatore Penna chiuso agli inizi del Novecento. Secondo tema, ponti cittadini, quali sono da rifare, con che modalità e con quale ordine di priorità. In rappresentanza della Regione Marche, prima naturalmente di entrare negli argomenti, doveva essere presente questa sera il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, purtroppo è assente perché ammalato. Diamo la parola in questo caso per un saluto a nome dell'amministrazione comunale al Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia, Massimo Bello, prima di presentare i relatori e di entrare nello specifico. Sì, grazie. Grazie Sandro. Intanto io vi porto il saluto del Sindaco, dell'Assessore all'ambiente, porto saluto sia ai relatori, a Giorgio Sartini e anche a tutti gli intervenuti, a tutti voi che anche questa sera partecipate a questo momento di riflessione su tematiche che riguardano ovviamente l'ambiente. L'ambiente è un tema ormai ricorrente, è diventato una priorità, giustamente è diventato il tema dell'ambiente un tema prioritario non soltanto a livello locale ma anche a livello regionale, nazionale, ma anche a livello europeo. Sapete benissimo come l'Unione Europea ha tra le sue priorità, soprattutto in questi ultimi anni, sancito come la tutela dell'ambiente, la tutela del clima e tutto ciò che riguarda anche la gestione delle criticità che il clima e l'ambiente producono siano diventate priorità anche negli interventi che sono programmati a livello di normative europee e poi ovviamente anche gli stati nazionali, gli stati membri dell'Unione stanno affrontando più seriamente i problemi legati all'ambiente. Uno degli interventi più importanti e più conosciuto come il PNRR ha tra le priorità quale strumento dell'Unione Europea, ha tra le priorità interventi e programmi che riguardano proprio la tutela dell'ambiente in generale. Nel panorama globale, nel panorama internazionale, l'Unione Europea rispetto ad altre parti del globo terrestre è sicuramente più avanti nelle modalità con cui vengono affrontate le tematiche dell'ambiente. Ci sono altre nazioni come ad esempio la Cina che nonostante si segga a tantissimi tavoli internazionali, la Cina come l'India sono nazioni che producono non soltanto inquinamento ambientale ma non hanno ancora un rapporto positivo nei confronti dell'ambiente. L'Unione Europea rispetto a tante altre parti del mondo ha comunque declinato gli interventi in maniera molto più puntuale rispetto ad altre realtà internazionali. Ma detto questo, cerchiamo di arrivare invece diciamo alla questione che più ci tocca da vicino. Io ho partecipato credo alla prima riunione che l'associazione ha organizzato per riflettere su temi comunque importanti e fondamentali. Da quello che ho capito questa sera si affronterà la storia la storia delle alluvioni, la storia di un territorio che ha subito nel corso
possiamo dire dei secoli, perché le alluvioni nella nostra città e in questo territorio ve ne sono state tante, che hanno provocato danni, che hanno provocato anche decessi, e conoscere l'andamento storico, conoscere anche i minimi particolari di quello che è accaduto nella storia, dovrebbe insegnarci a conoscere il territorio e a capire come non difenderci dal territorio, ma come proteggere il territorio anche da ciò che a volte l'uomo crea. E quindi è importante conoscere la storia di tutto quello che è accaduto nella nostra città, ma anche nel nostro territorio. Tra l'altro, oggi stiamo parlando di ambiente, stiamo parlando di fiumi, stiamo parlando di alluvioni, e proprio qualche giorno fa la Toscana è stata colpita da un forte dramma. E guardando le immagini della Toscana, credo che ciascuno di noi si è ritrovato nelle immagini che lo scorso anno hanno colpito anche il nostro territorio. E quindi è ovvio che il problema tocca tutti, interessa tutti, e soprattutto interessa anche che cosa? Capire dalla storia come possiamo non risolvere il problema, ma come possiamo affrontare il problema. E affrontare il problema certo non significa avere la bacchetta magica, ma sicuramente cercare di trovare un approccio che dia la possibilità di avere più sicurezza e vivibilità delle nostre terre, del nostro territorio, delle nostre città. Io sono convinto che questa sera i relatori che svilupperanno e che declineranno i momenti più particolari della storia del territorio da un punto di vista delle alluvioni faranno capire come il territorio ha reagito, come il territorio si è comportato, qual è stata la condotta poi anche dell'essere umano di fronte a questi eventi naturali, e poi sicuramente la storia ci dirà anche come si è sviluppato il territorio rispetto a quello che è accaduto. Di fronte ad un'alluvione o di fronte a più alluvioni è ovvio che il territorio poi si è sviluppato anche secondo una dinamica che allora ha sicuramente valutato e studiato anche gli effetti delle alluvioni. Io questo non lo so, però diciamo che credo che le alluvioni qui si sono succedute nell'arco degli ultimi 500 anni con una cadenza anche abbastanza come dire, veemente, perché poi le alluvioni hanno creato danni. Magari guardando con gli occhi di adesso a ciò che è accaduto 400 anni fa, noi potremmo anche dire che le alluvioni sì hanno provocato dei danni, però con gli occhi di adesso non riusciremo poi a capire quali sono stati davvero i danni di allora. Però voi pensate, allora, nel momento in cui vi furono quelle alluvioni, magari quei danni di allora potrebbero essere paragonabili benissimo ai danni di oggi, quindi tutto era portato al momento storico e al momento di come la popolazione allora ha vissuto quelle alluvioni. Quindi questo excursus storico sicuramente aiuterà a comprendere, siccome da quello che so questi appuntamenti hanno dato una ricchezza di informazioni e soprattutto hanno dato anche una ricchezza di notizie utili, io sono convinto che queste riunioni sicuramente hanno segnato anche un momento di riflessione matura, una riflessione importante e matura per poter affrontare anche, diciamo, i giorni, le settimane e i mesi che verranno. Quindi grazie a voi dell'invito, ma soprattutto grazie per questi momenti di riflessione, quindi vi auguro buon lavoro e buon proseguimento anche per, spero, le domande che dal pubblico ci saranno nei confronti anche dei temi che saranno trattati questa sera. Quindi buon lavoro e grazie ancora. Senza applausi. Grazie. Ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia, Massimo Bello, e entriamo nello specifico. E... Grazie, ciao Sandro.
Ciao. Alla presentazione delle tematiche che dicevamo prima, tramite la proiezione realizzata appositamente per la serata, ci sarà il presidente dell'associazione di promozione sociale Novum, Giorgio Sartini, che è componente della segreteria tecnica del contratto di Fiume. Il relatore del primo argomento che abbiamo citato è l'ingegner Giuseppe Di Meglio, che vado a presentare in qualità di ingegnere con numerose competenze in materia idraulica. Durante la sua attività lavorativa è stato comandato in servizio dal 1 ottobre 2003 a fine 2008 presso il Commissariato di Governo per l'emergenza idrogeologica in Campania. Rientrato presso la struttura comunale di Barano d'Ischia dal gennaio 2009, è divenuto responsabile della protezione civile. Oggi è presente questa sera con noi per portarci l'esperienza da lui acquisita sul campo e non solo teoricamente. Relatore del secondo argomento invece è l'ingegner Paolo Landi, portatore di interessi all'Assemblea del contratto di Fiume e socio dell'associazione Novum. Landi molto conosciuto in città, soprattutto perché ha affrontato con numerosi articoli le tematiche relative al bacino del Misa e del Nevola. Prima di iniziare la presentazione sarà proiettata una mail inviata dall'assessore all'ambiente Aguzzi, assessore regionale, e un video, una lettera inviata dal presidente del Consiglio della Regione Marche, Dino Latini, che come abbiamo detto poc'anzi non può essere presente stasera perché è malato. Vi ricordo che come negli altri incontri, nei tavoli all'ingresso sono presenti dei fogli per una registrazione veloce dei vostri dati, nome, cognome, mail, cellulare e altro. Con la compilazione riceverete per tempo le comunicazioni tramite mail in merito ai prossimi appuntamenti e iniziative organizzate dall'Associazione Novum. Un socio del Novum è presente proprio in fondo alla sala e vi aiuterà in caso di dubbi. Infine, sempre sul tavolinetto in fondo trovate anche una scatola dove potete lasciare un'offerta libera e sostenere quindi l'attività dell'Associazione Novum, che si sostiene proprio in maniera autonoma con i contributi volontari. Questo di oggi, vi ricordo, è l'ultimo dei quattro incontri programmati relativamente al bacino del fiume Misa. Altri incontri saranno previsti appena ci saranno le conferme politiche in merito al proseguo dell'attività che l'Associazione Novum ha proposto, attività che vi ricordo sono tra le altre la manutenzione ordinaria dell'intero bacino del Misa e Nevola attraverso il progetto denominato Guardiania Operativa Misa e Nevola. In tale progetto assume grande rilevanza in tempi brevissimi il dragaggio del tratto con gli argini in muratura fino alla foce. Questo tema sarà ulteriormente trattato in modo dettagliato dall'ingegner Di Meglio. La sistemazione delle problematiche esistenti a Borgo Molino dopo l'effettuazione dei lavori eseguiti dalla società Autostrade per l'ampliamento della 14 e infine l'applicazione delle prescrizioni impartite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con l'autorizzazione rilasciata per l'ampliamento del porto della Rover avvenuta a gennaio 2001. Non rimane altro da dire prima di passare la parola a Sartini, che alla fine delle relazioni è previsto il dibattito con il pubblico presente. Grazie ancora. Grazie. Allora, per l'ultima volta abbiamo avuto nostro ospite l'ingegner Babini. Latini aveva inviato un filmato perché non poteva essere presente, ma doveva essere qui questa sera, aveva appunto preavvisato che sarebbe stato qui. Purtroppo si è ammalato proprio ieri, quindi è a casa e non sta bene. Però ha scritto, ha documentato appunto qual è la sua intenzione e ha fatto un discorsetto che adesso vi proietto e che leggerò. Ha risposto anche all'invito l'assessore Aguzzi, istituzionalmente ha risposto tramite un'email mandata per comunicare che per concomitanti impegni istituzionali l'assessore non potrà essere presente all'evento. Certi di future occasioni di incontro, porgiamo i più cordiali saluti. Per chi non era presente l'ultima volta, faccio sentire il messaggio che aveva mandato Latini, il presidente del Consiglio della Regione Marche. Perdiamo solo un minuto.
Buonasera a tutti, non posso essere presente all'incontro che avete organizzato per concomitanti impegni che avevo assunto in precedenza. Cercherò di farlo invece in una prossima occasione, in un prossimo incontro che riguarderà i temi in particolare della comunità di Senigallia, del suo territorio, della messa in sicurezza, delle modalità con cui poter vivere in un ambiente in qualche modo più qualificato, più qualificante e più a misura d'uomo. Come è a misura d'uomo e come è da coscienza civile di impegno per la comunità, le attività che svolge l'associazione, in particolare questo incontro che va a segnare a un anno di distanza purtroppo dall'alluvione del 15-16 settembre del 2022, un passaggio in qualche modo di verifica e di attenzione e di preavvertimento di quello che in futuro si dovrà costantemente fare per mantenere in sicurezza il territorio, che altro non è se non vivere in maniera armonica con il territorio stesso. Importantissima quello che state facendo come attività, importantissima la presenza dell'associazione e molto molto importante e qualificato il parterre di coloro che interverranno. Vi chiedo scusa per non essere presente, buona serata e buon proseguimento. Allora, oggi è arrivata questa lettera che adesso vi proietto e che vi leggerò anche. Allora, gentilissimo Presidente, trasmettiamo in allegato la nota del Presidente Dino Latini relativa all'evento odierno. Cordialmente, la Segreteria del Presidente. Allora. Quarto ed ultimo incontro pubblico per presentare la situazione storica attuale del Misanevola. Auditorium San Rocco, Piazza Garibaldi 1 Senigallia, mercoledì 15 novembre alle ore 21. Buonasera, porgo a tutti voi i miei personali saluti insieme a quelli dell'Assemblea Legislativa delle Marche che rappresento pro tempore. Desidero ringraziare l'Associazione APS, Associazione di Promozione Sociale Novum, e il suo Presidente Giorgio Sartini per il gentile invito a prendere parte a questo incontro, che è l'ultimo di quattro riguardanti la situazione storica attuale del Misanevola. Desidero inoltre scusarmi con tutti voi per non essere presente all'incontro. Purtroppo il mio stato di salute mi impedisce di prendervi parte di persona. Ci tenevo comunque a portare un mio, seppur breve, contributo all'iniziativa, in quanto si tratta di un incontro, direi, di grande importanza ed attualità, dati i drammatici avvenimenti avvenuti poco più di un anno fa. Avvenimenti che hanno causato enormi perdite e danni nel territorio di Senigallia e che hanno scosso tutta la comunità marchigiana. Diviene dunque essenziale e doveroso far conoscere la storia di questo tratto fluviale e conoscerne anche la situazione odierna, in modo tale che sia chiaro quali interventi siano necessari e prioritari per far sì che quello che è successo un anno fa non si ripeta. Faccio questo breve intervento inoltre per ribadire con forza e decisione la vicinanza e l'interessamento mia e dell'istituzione regionale che rappresento alla salvaguardia e alla sicurezza dei cittadini che abitano in queste zone a rischio e alle imprese che qui vi operano da anni, perché nessuno più debba pagare per l'incuria o la cattiva programmazione degli interventi con la perdita della propria casa, della propria attività o peggio. Insieme con il Presidente Sartini abbiamo avuto modo di incontrarci e parlare di diverse soluzioni per quanto riguarda gli interventi da attuare per mettere in sicurezza la zona e garantire tranquillità alla popolazione in caso di forte maltempo e forti piogge. Non è certamente facile, è un percorso che richiede forse del tempo, ma siamo consapevoli della sua urgenza e sono pronto a lavorare, secondo le mie prerogative e competenze, per fare la mia parte come consigliere regionale e anche come Presidente dell'Assemblea Legislativa. Ringrazio quindi ancora una volta l'Associazione Novum per l'invito e per aver promosso questo incontro e ringrazio tutti voi per essere presenti qui oggi, perché la vostra presenza qui questa sera simboleggia il vostro attaccamento e affetto per il territorio che chiamate e chiamiamo tutti comunemente casa. E vi assicuro che questa dedizione porterà i suoi frutti. Certo di una prossima occasione per incontrarvi tutti, vi saluto cordialmente e auguro un buon proseguimento dell'incontro. Allora, ho tenuto a leggervi la lettera perché aveva promesso sarebbe venuto, poi oggi infatti su
gli avvisi avevo pubblicato che sarebbe venuto, perché non è che potevo pubblicarli l'ultimo momento, e purtroppo non è venuto e quindi ci ha dato giusto una giustificazione per avvisarvi. Adesso andiamo avanti. Allora, come al solito vi ricordo, per chi è la prima volta che interviene, che già dal 12 maggio abbiamo illustrato il progetto Guardiania Operativa del Misenevola al Portone. Poi dopo abbiamo tenuto qui 3 incontri, il primo il 23 settembre per illustrare il prolungamento della banchina di Levante e gli scolmatori nel tratto dopo il ponte ferroviario, poi il 3 ottobre per illustrare le problematiche della vasca di laminazione di Brugnetto e gli affluenti a valle della vasca di laminazione di Brugnetto, che da soli possono fare esondare il Misa nel centro cittadino, e di questo ne parlerà anche l'ingegner Di Meglio. Poi il 20 ottobre per illustrare l'esondazione all'interno dell'area chiusa di Borgo Mulino e le aree golenali, i sedimenti trasportati e gli aspetti relativi alle arginature. Oggi siamo al quarto e ultimo degli incontri previsti per il momento e tratteremo come primo tema le sezioni di transito prima del ponte della ferrovia e dopo dello stesso, tenendo conto del canale centrale navigabile esistente nel Novecento nel centro cittadino e dell'efficacia del fosso scolmatore Penna chiuso agli inizi del Novecento. Secondo tema, ponti cittadini, quali sono da rifare, con che modalità e con quale ordine di priorità. Il primo tema sarà trattato dall'ingegner Giuseppe Di Meglio, come ha detto anche il nostro moderatore. Molti di voi penso che non lo conoscono, è qui di fianco a me, e quindi vi dico che qui stasera per portarci la sua esperienza acquisita in decenni in campo lavorativo. Di Meglio ha 10 giorni più di me come età, quindi è in pensione come me, e si è reso disponibile a collaborare con la Novum per portare appunto la sua esperienza, e quello che adesso vi illustrerà l'ha preparato tutto da solo, le ricerche l'ha fatta tutte da solo, perché va avanti e scava in profondità su tutte le tematiche. Due parole l'ha già dette appunto come sempre il nostro moderatore, e l'ingegner Giuseppe Di Meglio comunque dal 1 ottobre 2003 ha prestato servizio su comando presso il commissariato di governo per l'emergenza idrogeologica nella Campania. Rientrato nel suo comune dove praticamente risiedeva, è entrato nel 2009 ed è diventato responsabile della protezione civile. Quindi a questo punto vediamo quanto ha prodotto nella sua presentazione. Vuoi fare tutto te? Sì. Mi sposto? No, va bene. Va bene così. Okay. Allora, ringrazio tutti per essere intervenuti. Voi non mi conoscete, ma spero avrete modo di seguire quello che ho preparato. Io invece ho necessità di ringraziare il professor Santoni, che ho invitato personalmente, che è uno storico di grande valore e che ha realizzato un libro che si chiama Misa Amaro, col quale ripercorre storicamente tutte le vicende delle alluvioni finché c'è memoria storica, quindi che vanno indietro di secoli. Ringrazio altresì il professor Brocchini, che è un professore all'Università di Ancona, con il quale non diciamo le stesse cose, ma la stima è enorme per la qualità del suo lavoro di docente e di studioso, e l'ingegner Rognoli, che anche ha curato molto lo studio di queste attività. Quello che io vi dico è un tantino insolito rispetto a quello che è stato fatto finora. Vedete già dal titolo che io pavento un evento terribile, la distruzione della città. La distruzione della città già c'è stata, purtroppo Senigallia conosce un periodo di decadenza nel 200 terribile. Periodo di decadenza per il quale perse più della metà della popolazione, vieni da Senigallia significava dire stai male, stai morendo, uno è maciato, bianco e mal ridotto, dicevano tu vieni da Senigallia nel 200.
ne parlai con un altro professore che purtroppo stasera non c'è, che avrebbe fatto piacere conoscere, il professor Villani, storico di Senigallia, e mi disse, e gli chiesi, ma fu la malaria che creò la decadenza della città o viceversa? Lui disse viceversa, è stata l'incapacità amministrativa delle classi dirigenti del 200 a provocare la malaria e quindi le morti delle persone, il decadimento profondo della città. Quindi questo titolo sembra allarmistico, in realtà è allarmante, perché questa eventualità esiste, cioè la città può subire dei danni enormi. Queste prime foto che vi faccio vedere servono soprattutto per parlare delle date, degli ultimi 80 anni, diciamo. Partiamo dal 39-40, questo è il 40, il 55 ci furono due esondazioni, nel 76 c'è stata una forte esondazione legata a un evento di pioggia veramente straordinario, ma più grave di quelli del 2014 e del 2022. Nel 76, vedete, i portici erano completamente allagati. Poi il 2014 ha colpito meno la città più il territorio retrostante, ancora immagino il 2014. Nel 2021 qua abbiamo una dichiarazione del sindaco che ci dice che è stato fatto poco. Il sindaco è stato molto diplomatico. In realtà dal 2014 al 2022, al 15 settembre, non è stato fatto niente, perché è stato fatto poco. Che in realtà dove si è perso tempo? Innanzitutto guardiamo le date che abbiamo. Guardiamo prima le date. Dal 40 al 55 passano 15 anni per avere un'alluvione grave, dal 55 al 76 21 anni, dal 76 al 2014 38 anni, poi dal 2014 al 2022 solo 8 anni. Questa sequenza già ci deve allarmare. Che è successo? Perché la città in solo 8 anni si è trovata un'altra volta sott'acqua? È successo qualcosa nel decennio 2015-2022? Non è successo niente. Perché i problemi sono soprattutto accumulativi. Facciamo un esempio più facile, perché non voglio fare l'ingegnere. Un fumatore non è che si fuma la prima sigaretta e gli viene il cancro al polmone, nemmeno il primo pacchetto, nemmeno il primo anno, ma se fuma per 40 anni un pacchetto al giorno gli viene un cancro al polmone, perché i danni si sono accumulati. Noi vedremo più avanti che abbiamo avuto un grosso problema che è durato 40 anni, per cui si è accumulato. E che ha portato? Ha portato che in 8 anni ci sono state due alluvioni che hanno portato l'acqua in città, e la prossima non sappiamo quant'è. Può essere anche a breve, perché non è cambiato niente. Che cosa è stato fatto dal 2014 al 2022? È stato redatto un progetto che non è nemmeno un progetto, è uno studio di fattibilità che si chiama assetto di progetto, è stato approvato nel 2013, fatto da una serie di professionisti incaricati dalla regione, dall'autorità di bacino. Io l'ho letto accuratamente, a costo di sembrare polemico, ma guarda, veramente ve lo dico sinceramente, senza voler offendere nessuno, leggendo questo progetto, non avrei, io come professionista, loro adesso mi hanno detto due attività che ho svolto, ma in 40 anni di lavori idraulici, perché io 40 anni ho fatto l'ingegnere al campo dell'idraulica, non avrei fatto queste cose, non avrei proposto uno schema del genere. Che cosa propone questo metaprogetto, che non è nemmeno un progetto di massima, sono delle idee sulle quali andare a lavorare, che si chiama assetto di progetto? Secondo me parta da un assunto che è sbagliato, che tutti i problemi si possono risolvere solo con interventi nella parte a monte
dei due fiumi. Ora io dico, gli interventi a monte, le famose vasche, sono necessarie, ci vogliono, sono opportune, ma solo quello non risolve. E dopo l'alluvione di settembre 2022 c'è stata una riunione proprio qui in cui i responsabili di questo lavoro e i loro sponsor politici hanno ripetuto le stesse cose. Io rimasi strabiliato, ma com'è possibile? Voi vi dovreste nascondere. Dopo 7 anni ci venite non solo a dire non abbiamo fatto niente, abbiamo prodotto sti documenti, ma poi ce li riproponete, non neanche con un'analisi critica di dire ma forse abbiamo sbagliato qualcosa, niente, assolutamente. Che cosa prevede questo assetto di progetto? Prevede essenzialmente 3 cose. La costruzione di 5 aree di laminazione sul tratto di monte del Misa e del Nevola. Le vasche di laminazione sono delle depressioni realizzate accanto al fiume, di modo che quando il livello del fiume supera una certa altezza, una parte dell'acqua entra in questa depressione e non arriva tutti insieme giù. E quindi servono, ma sono sufficienti solo questa? Si realizzeranno? Perché noi fino adesso non abbiamo visto niente. Poi la seconda cosa, la manutenzione straordinaria degli argini e dell'alveo, ma solo riprofilatura, cioè dove si è rotto l'argolo viene riprofilato, la sagoma viene ripristinato, vengono fatte le difese spondali, se è sfondato viene rifatto, senza cambiare assolutamente nulla. E poi la terza proposta che fa questo studio di fattibilità è il rifacimento dei ponti e il dragaggio del fiume, ma non fra gli argini cittadini, come vedrete io penso si debba fare, ma dopo il ponte della ferrovia, dove praticamente non serve quasi a niente, perché là quando arriva veramente l'acqua porta via tutto, che là si stringe la sezione e per cui aumenta la velocità e si porta via tutto. Queste soluzioni non sono sufficienti. Si è fatto ben poco, si è realizzato solamente il ponte del 2 giugno, qualcuna di quelle vasche di laminazione sono avviati i lavori, ma nessuno è andato in esercizio, nessuno è stata completata. Quindi tutto questo che è stato fatto, il ponte, gli studi, le vasche, non sono servite ad evitare il disastro del 2022. Qua, vabbè, ripeterei quello che vi ho detto prima, se andiamo avanti così, ogni volta che piove crea una portata maggiore a 300 metri cubi al secondo, si riempie d'acqua. Questo è quello che è successo, questa foto qua è del 15 settembre 2022, il foro annonario pieno d'acqua. In realtà questi studi che ho letto avrebbero dovuto partire da quelli che sono i motivi di criticità seri, effettivi. Ognuno ha delle sue idee, c'è chi pensa che il problema è il contadino che non pulisce più le sponde, un altro dice che è l'acqua di mare, va contro pendenza. Ci sono tanti effetti che contribuiscono al problema, ma non sono i motivi veri. I motivi veri strutturali per cui Senigallia è una città vulnerabile dal punto di vista delle alluvioni sono questi 4. La conformazione del bacino dei fiumi, come è fatto? 1. La città che è stata costruita sulle entrambe le sponde del fiume, l'abolizione del canale della Penna che fu fatta negli anni 20 del Novecento e la riduzione progressiva della pendenza del tratto di attraversamento urbano, che adesso vi farò vedere, cosa che in tutti i documenti che ho letto non è citato, eppure vi dirò come è importante. Vediamo la prima cosa. Il primo problema è che al centro di Senigallia deve passare tutto quello che piove in una superficie di 377 km quadrati. La parte valliva di monte di questa zona verde, tutto quello che piove in quella zona verde finisce nel Misa, nel Nevolo e poi passa in mezzo Senigallia. Sono 377 metri cubi. La parte di monte parte da Arcevia e arriva fino qui a mare.
Poi c'è la questione della giacitura del bacino. La giacitura del bacino sta nella stessa direzione in cui camminano le perturbazioni atlantiche. Vedete il confine delle Marche, l'Umbria? Quella perturbazione, cioè dove giallo piove poco, dove rosso piove molto, dove viola piove moltissimo, questo ha preso tutto il bacino del Misa. Incomincia a piovere a Arcevia, ma quando la perturbazione si sposta e arriva a Senigallia, Arcevia sta ancora piovendo. Qua, se vedete bene, piove forte in tutto il nord dell'Umbria. Quindi tutta quest'acqua dipende da come il bacino è nel percorso delle perturbazioni. Se fosse più stretto, più nord-sud, la perturbazione passerebbe immediatamente e se ne andrebbe a fa danni altrove. La seconda cosa, ho portato alcune mappe storiche, conoscete bene la città 8 secoli fa stava da un solo lato del fiume, solo dal lato dove stiamo noi, per cui se il Misa straripava dall'altra parte potete pensare che c'era una spiaggia che va da via Cellini fino alla Marina Vecchia, per cui vai da là, l'acqua non fa nessun danno. Invece poi nel 500 la città è stata portata fino a Porto Lambertina, per cui il tratto finale del fiume è interno. Questo è un problema strutturale serio, perché tantissime altre città non sono fatte così. Il terzo punto è l'abolizione del canale della Penna. Il canale della Penna partiva il fiume scende nella sua direzione, poi svolta verso Ancona, poi rivolta su se stesso, ritorna verso Pesaro e poi scende giù in città. Dove faceva la rivolta c'era un canale, c'era un portone proprio che si apriva e l'acqua passava di là, per cui la portata idrica se ne andava un po' di qua e un po' di là e faceva meno danni. Questo canale cosiddetto della Penna è stato abolito e adesso ci cammina la via 4 novembre. Il progettista, l'ingegner Perilli, che fece questa operazione, si è preso nel 1939 una bellissima targa che a leggerla oggi fa un po' impressione. Cioè, le terre intorno furono liberate per sempre da nuove alluvioni. Già l'anno dopo arrivò una cosa e invase la città. Perché togliere il canale della Penna fu un errore, però lui aveva calcolato il modo, lo vedremo dopo, di far passare molta acqua per il centro della città. È stato pensato, questo il professor Santoni me lo insegna, ho letto bene il suo libro, l'idea di abolire la rivolta, cioè quel tratto di fiume che prima va verso Ancona, poi va verso Pesaro, si poteva abolire facendo un canale parallelo a Via Po sotto l'ospedale, che avrebbe mantenuto il fiume nella stessa direzione, la pendenza sarebbe stata ridotta, passava più acqua, ma non fu fatto. Ecco, sa, questo disegno qua, quello che vedete, quello è l'ex Penna, quello blu. Questo qua che vedete a trattini rossi era il canale che si poteva fare e non si è fatto. Questo era il vecchio canale della Penna, le lavandaie ci facevano il bucato, roba che adesso non esiste più, ma vedete era bello grosso, non è che era un canaletto. Il quarto problema è l'allungamento del molo. Ogni volta che si fa l'allungamento del molo si diminuisce la pendenza del fiume. Questo aspetto critico, gravissimo, non l'ho trovato scritto in nessuno studio. Eppure, se vedete questi pallini gialli, A sta vicino alla rotatoria dell'ospedale, B sta al ponte della ferrovia. Secoli fa, professore Le Melo dice, il mare stava al punto B. La rocca stava quasi sul mare, serviva a dire ai turchi se scendi a terra ti spara addosso, non è che stava 200 metri all'interno. Poi è stato portato più avanti, dove sta adesso la Capitaneria di Porto, il punto C,
e poi è stato portato ancora più avanti dove sta adesso. Sapete le distanze quali sono? Il primo tratto AB era 760 metri. Il secondo BC era 251, per cui la lunghezza è arrivata a 1000 a un chilometro. Il terzo tratto, il fiume che arriva a mare là fuori, è arrivato a 1427 metri, il doppio. Se tu allunghi il percorso del doppio, la stessa altezza d'acqua ha una pendenza pari alla metà. Questo è un problema strutturale che nei secoli si è andato aggravando. Noi non possiamo toccare nessuno di questi quattro elementi critici, li dobbiamo conoscere, perché per esempio pensare di allungare ancora il molo è uno sbaglio, cercare di fare altri deviatori, se passasse, ci fosse lo spazio per passare, sostituire la penna sarebbe una buona cosa, ma pare che lo spazio non ci sia più. Che cosa noi possiamo incidere invece? Nell'aumentare la sezione idrica. Che cos'è la sezione idrica? La sezione idrica è questo rettangolino azzurro che vedete. L'azzurro è acqua. I due neri laterali sono gli argini che costruì l'ingegner Perilli. Il nero orizzontale che sta sotto è la base. Quella sezione noi la possiamo allargare per far passare più acqua. Perché il problema grosso, che abbiamo visto quello che è successo recentemente, il punto critico è il Ponte degli Angeli, ex Ponte 2 Giugno. Guardate questa foto, ci ho aggiunto questo rettangolino. Tutta l'acqua dei 377 chilometri quadrati deve passare in quel rettangolino, quel rettangolo nero tratteggiato rosso. Se noi non possiamo allargare gli argini, non possiamo fare tante cose, ma se scaviamo sotto, aumentiamo la sezione idrica nella profondità, allarghiamo quel, facciamo diventare più alto quel rettangolino, passa più acqua. Che cosa succede a quell'acqua che non passa sotto il ponte del 2, non passa in quel rettangolino, non passa sotto il ponte del 3 giugno? Eccolo qua quello che succede, esce fuori. Il fiume tracima prima del ponte del 2 giugno, arriva l'onda di piena con la portata massima, sbatte vicino al ponte, l'acqua se ne esce di lato. Questo è il lato, diciamo, corso, e poi dopo avanti avremo un'altra fotografia che ci dirà e ci farà vedere il lato di via Carducci. Per spiegarvi bene sta cosa, vi faccio vedere questo disegno schematico che ho realizzato. Questo disegno è una sezione longitudinale nei confronti del fiume, cioè voi vedete come il fiume cammina, e trasversale per quanto riguarda il ponte. Quella U nera tratteggiata che vedete è il ponte 2 giugno. Okay? Il viola è il terreno originario, quello che c'era pure nel 1940, ai tempi di Perilli, quando lui ha abolito la penna, ha fatto gli argini allargandoli un po', il fiume stava laggiù, il fondo del fiume stava dove sta il viola. Invece adesso ci sta tutto terreno alluvionale, che è quello bianco a pallini. Okay? Per cui tra il terreno alluvionale e la parte inferiore del ponte ci sono un metro e mezzo, 1,80 m, insomma non facciamo i farmacisti, poca roba. E in quella poca roba passa quel pezzo di fiume che voi vedete disegnato col colore azzurro. Quelli sono 300 metri cubi al secondo. Se invece la portata, quando piove molto, tantissimo, perché qua per arrivare proprio sotto il fiume pure deve piovere molto, quando piove invece moltissimo, il fiume è quello che ho disegnato marroncino con le freccette. Quello che sbatte vicino al ponte e se ne va sopra gli argini e allaga la città. Ok? Quindi lo scopo dovrebbe essere, per Senigallia, non parlo per Monte, per Senigallia, far passare sotto al ponte 2 giugno
quanto più acqua è possibile. Gli altri ponti, oramai il problema già si è risolto, sotto al ponte della ferrovia e dell'autostrada passano gli stessi 300 metri cubi che sono passati sotto il ponte del 2 giugno, quello che non è passato lì sta in città. Per cui quegli altri due ponti non danno subito dei problemi. Il professor Brocchini, qui presente, che ringrazio ancora, si trovava a fare delle misurazioni di portata per motivi di studio nel 2021, un anno prima dell'alluvione del settembre, per l'Università di Ancona, e vide proprio, si trovò in una condizione che l'acqua passava pelo pelo il fiume. Lui stava misurando le portate, che non è una cosa facile, e tirò fuori questo risultato. Le condizioni attuali del 2021, che ma oggi sono poco diverse, riesce a passare 300 metri cubi al secondo. Questo è un dato cui dobbiamo credito a lui, dobbiamo riconoscenza a lui per avercelo dato. Che cos'è la portata? Perché poi bisogna, un po' di ingegneri me lo dovete far fare. La portata idrica che passa in una sezione non è altro che l'area della sezione, quel rettangolino azzurro che ho fatto vedere prima, moltiplicato la velocità media dell'acqua. Boh, la velocità dell'acqua di un fiume non è tutto uguale, però pigliamo quella media, la portata è proprio questa. Questa velocità dipende prevalentemente, l'ho sottolineato, perché dipende anche da altre cose, ma non facciamo, ripeto, non facciamo sottigliezze, dipende prevalentemente dalla pendenza del fiume. Per cui quel fatto di prima, il fatto di aver ridotto la pendenza spostando in avanti il molo, ci ha aggravato, la velocità diminuisce. Quindi quando la velocità diminuisce, la portata diminuisce, perché è il prodotto di due numeri. Se uno è più piccolo pure il prodotto. Questo rettangolo, diciamo, ha una larghezza di 32 metri. Sono gli argini, e quelli non li possiamo fare, non li possiamo toccare. L'unica cosa che possiamo fare è aumentare l'altezza. Adesso questo concetto di portata che vi ho detto, vi ho raccontato, ve lo faccio vedere in questo disegno qua. Vedete? Questo è, diciamo, un canale. La sezione, la vedete, è la base per H, che è l'altezza, quella è la sezione idrica, quella che per adesso è sufficiente, è insufficiente. Se noi mettiamo, vedete quel galleggiante rosso? Quel galleggiante rosso in un secondo percorre una certa distanza che ho segnato sul disegno D. La portata che cos'è? È un volume d'acqua, è un volume d'acqua che è uguale a base per altezza per questa distanza D. Siccome la distanza D dipende essenzialmente dalla portata, la B, la base, è quella, la larghezza degli argini, non l'unica cosa che possiamo fare è aumentare l'altezza H per fare a passare più acqua. Questa fotografia l'ho presa dal libro di Villani, fa vedere che ci sono dei begli alberi di fronte ai portici, alberi di navi, barche con una bella alberatura, quindi con un bel pescaggio, riuscivano a entrare e fare mercato della fiera. Qui questo avviso, una specie di bandolo, ce lo chiamiamo bando pubblico, l'ho preso invece dal libro del professor Santoni. Il cardinale che governava Senigallia, prima della fiera faceva una gara d'appalto per far dragare il fiume in modo che i velieri e le barche riuscissero a entrare per fare commercio. Quindi c'è sempre stata questa storia che il fiume porta sedimenti e quindi si riduce l'altezza idrica della sezione, però il cardinale per motivi commerciali lo faceva aprire, e facendolo aprire riduceva pure le alluvioni. Che succede a un certo punto? Quando è che il fumatore che ha preso il cancro ha cominciato a fumare? Ha cominciato a fumare quando il fiume, che una volta veniva dragato dal Genio Civile, che era un ufficio del Ministero dei Lavori Pubblici, finisce
A Senigallo in particolare c'era il cantiere scavatore Porti, c'è ancora vicino al ristorante La Pagaia la targhetta di quell'ufficio, lo stabile abbandonato che non esiste più, ma quelli dragavano, c'era la Piro Draga, Piro perché andava con un motore a vapore, questa draga che tirava su sulla barca, tirava su il terreno. Il fumatore ha incominciato a accumulare i danni quando la regione, all'inizio degli anni 70, sono state istituite le regioni a statuto ordinario. Prima non esisteva la regione Marche amministrativamente, esistevano solo le 5 regioni a statuto speciale, e la regione ha acquisito gli uffici del genio civile che erano dei lavori pubblici, però non ha dragato più, ha chiuso il cantiere scavatore a Porti e fate conto dal 75 ad oggi non si è dragato più nel centro cittadino. All'epoca antica lo schema era questo qua, gli argini, sotto il ponte c'erano 3 metri, non sempre occupati da acqua, di solito quel livello di acqua è il livello dell'acqua del mare. Quando arriva la piena, arriva poi fino sotto il ponte e se non ce la fa sbatte vicino al ponte. Oggi di questi 3 metri, la buona metà è occupata da quella roba gialla che ho disegnato, sono i sedimenti. Se noi non togliamo quei sedimenti, l'acqua non passa più. Qua ho fatto 2 conti, mi perdonerà il professor Brocchini, lui sicuramente vedrà qualcosa che non va, però la sostanza del lavoro c'è. Cioè se noi prendiamo una sezione che è a base 32 metri, all'altezza 1,50 m, ci mettiamo una certa pendenza del fiume, una certa scabrezza che è una caratteristica delle pareti, vediamo che esce fuori questa portata di 300 metri cubi al secondo, come il professore l'ha misurata, con un'altezza di 1,50 m. Se scaviamo 0,5 m, questo è teorico, non è, questo, il primo dato coincide con la realtà misurata, il secondo è teorico, è frutto di un calcolo. Se scaviamo 0,5 m e portiamo l'altezza a 2 m, ne passano 4,60 m. Se scaviamo 1 m, portiamo l'altezza a 2,50 m, ne passano 6,50 m. Se scaviamo fino a 3 m, cioè scaviamo 1,5 m di quei sedimenti, passano gli 850 metri cubi al secondo che aveva previsto dovessero passare l'ingegner Perilli quando disse: io ve lo tolgo la penna perché vi faccio dei begli argini, la sezione è così profonda, vedrete che passeranno 850 metri cubi al secondo, non vi allagherete più. Invece riempiendolo di terra, ora questo è proprio un elogio al professor Santoni qua presente, mi riempie di gioia aver letto, questa è proprio una copia del suo libro. Perché mi accusano, dico: tu hai una mentalità ingegneristica, vieni a raccontare questi numeri. Ma il professor Santoni è un professore di storia, non c'è nessuna mentalità ingegneristica. Che ha scritto? Ha scritto da allora, parlava degli anni 70, ai giorni nostri, l'insabbiamento della foce del Misa e del Porto Canale è continuato, senza significativi interventi di escavazione da parte degli enti pubblici preposti, né da parte del Comune di Senigallia né dalla Regione Marche, salvo sporadici interventi. Oggi è di certo il problema più urgente da risolvere per evitare il rischio di nuove alluvioni. L'ha scritto nel settembre del 2021 e nel 2022 è arrivata l'alluvione. E questo non è una cosa ingegneristica, il professore è uno storico. Eccolo qua che succede, senza dragare. L'acqua esce, sbatte vicino al fiume, la portata superiore a 300 metri cubi, sbatte vicino al ponte e supera gli argini. Là, questo è dall'altro lato, questo qui era il corso e questo qui è via Carducci. Adesso, non so se la sto facendo troppo lunga, ma
voglio fare una critica, tanto io lo dico, questa è la mia convinzione personale, se qualcuno si alza e dice guarda tu ti sbagli e mi spiega il perché mi sbaglio, io sono il primo a riconoscerlo se ho sbagliato. Ma vediamo per quali motivi solo le vasche a monta non vanno bene. La prima cosa è molto semplice. Le vasche a monte stanno tutte a monte di Brugnetto, stanno sul Misa e stanno sul Nevola. Ma se piove solo in quel cerchio rosso, cioè da Brugnetto fino al mare, fa una bomba d'acqua a sud di Brugnetto, che succede? Che le vasche non si riempiono, perché la portata lì è sempre la stessa. A Serra dei Conti c'è il sole, Arcevia prendono il sole e a Senigallia si allaga. Se fa la bomba non passa sotto il ponte del 2 giugno. Vabbè, qua non voglio farla lunga, non ce la fa. Poi c'è stato tutto un discorso, proprio che io mi permetto di sollevare una critica, perché ho letto questo assetto di Fiume. A pagina 68 di questo studio si legge che per portare la portata da 5,90 a 2,40, 2,40 passa sicuro, abbiamo visto che ne passano 300, ci avrà 20 cm di margine, ci vogliono 7,3 milioni di metri cubi di vasche. Poi nelle conclusioni, quello che quelli hanno elaborato questo studio propongono agli enti pubblici, propongono 5 aree di laminazione per complessivi 1,7 milioni di metri cubi. Ma se ce ne vogliono 7,3 e tu ne fai 1,7, ammesso che riesci a farle, è risolto il problema solo per un quarto, per il 24%. La portata forte continua a arrivare, che hai tolto un quarto, eccoli qua, 1,7 milioni su quelle 5 aree, ognuno di queste le ho preso da quel progetto, e il 24% di 7,3 milioni, ok? Ma il problema grosso non è tanto di quanti milioni di metri cubi si riescono a fare e quanti no. E quanto ci vuole per farle? Noi qua dobbiamo attendere decine di anni per vedere realizzate le 5 vasche, che non sono sufficienti. Per ognuna di queste vasche, perché è in costruzione una sola, se vedo anche l'ingegnere Gennaro che mi conferma, è necessario, dopo questo studio di fattibilità, fare il progetto preliminare e farlo approvare a tutti i comuni, assenso di tutte le amministrazioni, tutti i comuni della valle, la provincia, il genio civile, la regione, l'autorità di bacino. Poi la nota dolente, acquisizione delle aree, tu devi espropriare 7 milioni di metri cubi, che sono pressappoco 7 milioni di metri quadri, perché le vasche non sono più profonde, poco più profonde di un metro, non è che si possono fare chissà quanto grandi le vasche di laminazione. Devi togliere 7 milioni di metri quadrati agricoli ai contadini, i quali fanno ricorso al TAR. Poi devi approvare il progetto esecutivo e definitivo, una volta che hai avuto le aree. Poi devi andare in appalto per vedere quale ditta costruisce. E sull'appalto, puntualmente, il secondo in graduatoria fa ricorso al TAR contro il vincitore. Per realizzare un progetto così grosso, voi quanti anni pensate ci vogliano? 10 anni? 40 anni? Non lo so, forse. Io vorrei vivere abbastanza da vedere tutte le vasche. Forse sarei troppo vecchio e mi annoierei. La laminazione della portata quindi non è una questione sufficiente, non è una soluzione sufficiente, unica. Si devono fare, ma si deve fare prima il dragaggio per risolvere il problema della settimana prossima, non di fra 10 anni. In 8 anni non si è fatto niente. Per le altre, ma non lo so, se ci basiamo sulla storia passata direi che non si faranno manco le altre.
In effetti il 15 settembre noi l'abbiamo avuta la laminazione, non una laminazione artificiale, non si sono state realizzate le vasche, ma il fiume è straripato e si è presa la sua. Questa è una vasca di laminazione, è naturale, il fiume ha rotto l'argine, è entrato in campagna e tutta quest'acqua qua non è arrivata a Senigallia, se no ve la trovavate a casa. Altre critiche, ci salto su, in effetti in questo studio assetto di fiume c'era scritto che bisognava fare, aumentare la capacità di flusso nel tratto cittadino, c'è scritto e poi non è stato proposto, se ne sono dimenticati, di dragaggio non si parla. Non basta togliere le pile ai ponti, serve qualcosa fa, ma bisognerebbe dragare dalla ferrovia al mare, bisognerebbe dragare dal mare fino a dove l'autostrada passa sopra il fiume. Perché lì, ecco Sartini, questo ha guardato bene le carte, la società Autostrade quando ha realizzato il ponte sul Misa ha calcolato 1000 metri cubi, ha detto per me può piovere anche 1000 metri cubi, continuo a camminare macchine, non mi arriva l'acqua sulla sede stradale. E di quei 1000 metri cubi noi dobbiamo aver paura, dobbiamo farne passare almeno 800 togliendo 2,5 metri d'acqua, altrimenti ci alleghiamo ogni poco. Che succede? Perché dico il titolo non era allarmistico, perché l'allarmismo è una cosa di fronte a un pericolo immaginario, l'allarme è di fronte a un pericolo concreto. Che succede se si continua a chiacchierare, a fare progetti, ricorsi? Se voi pensate che nei 3 mesi successivi al 15 settembre dell'anno scorso, il 19 novembre, il 22 novembre, il 10 dicembre, ci sono state 3 volte l'allarme con le scuole chiuse, il fiume è passato pelo. Cioè, dopo 2 mesi poteva arrivare un'altra volta, siamo stati a un passo dal nuovo allagamento. E se continua, non solo non si fa il dragaggio, ma il fiume continua a portare terra, quando non avremo più nemmeno questo 1,5 metri? Noi abbiamo già visto che si era fatta un'isoletta, no? Un'isoletta fra il Ponte Garibaldo e il Ponte 2 Giugno, poi è stata tolta quella. Se si riduce a 1 metro invece di 1,5 metri, sapete quanta acqua passa? 160 metri cubi al secondo. Se arriva altra terra e sotto al ponte ci sta solamente 0,5 metro di franco e non entra più nemmeno l'acqua di mare, perché l'acqua di mare sta più sotto, vedremo un'unica distesa di terra quasi alla foce, passano 55 metri cubi al secondo. Significa che ogni volta che piove Senigallia si allaga. Ogni volta che piove, non ogni volta che fa un nubifragio. Il Misa esonderà ogni settimana o 10 giorni, da settembre fino a maggio. Allora noi abbiamo visto le date, queste date dal 40, poi al 55, al 76, al 2014. Pensate a uno che ha un negozio e se lo vede invaso da 1 metro d'acqua. Si mette, che prima l'avvocato Bello diceva come ha reagito la popolazione. La popolazione reagisce molto bene, si danno da fare, non si aspettano che arrivi qualcuno che gli toglie il fango da dentro a casa. No. Allora un signore in quegli anni là, in quegli 80 anni passati, toglieva nella sua vita, subiva questo allagamento, toglieva sto fango dal suo negozio e ricominciava. Perché poi se dopo 21 anni o dopo 38 anni, lui magari era vecchio ma ci pensava il figlio a pulire il negozio. E se qua abbiamo ogni 2 anni l'allagamento, pensate che Senigallia, che è una città commerciale, possa vivere con i negozi che si allagano ogni 2 anni, ogni 6 mesi. Voi direte, vabbè, ma se si riempie di terra, allora faremo finalmente questo dragaggio. Ma perché dobbiamo aspettare prima di allagarci?
Perché non lo facciamo adesso il dragaggio? Allora, no, scusami, un'ultima, no, è chiuso, sì. Allora, questo, scusami, non fa niente, non ho più bisogno della cosa. Un'ultima cosa, il titolo non era allarmante, ma non allarmistico, perché questo può succedere la settimana prossima, fra un mese, fra due anni, può piovere di nuovo come a settembre. Se piove, poi faccio io una domanda a voi, se piove di nuovo, come a settembre, l'acqua se ne va alla casa del mio amico che si è avuto tutto il cantinato allagato e 80 centimetri d'acqua in casa, il fango per le strade sarà peggio, uguale o meglio di quello che è successo il 15 settembre? Voi che dici? Tu che dici, George? Tozzetto, io parlo. Sarà peggio, sicuro. Perché a monte stanno rifacendo gli argini. Se a Pianello d'Ostra, a Serra dei Conti rifanno gli argini e il fiume non sfonda, non fa quella vasca naturale che avete visto nella fotografia di prima, quell'acqua lì non si ferma, arriva qui, per cui se piove come il 15 settembre, in casa del mio amico ci saranno 30 centimetri d'acqua in più. Il fango in più. Allora, ultima cosa per dimostrare quanto non sono diplomatico. Avete visto l'altro giorno c'era il leone alla Dispoli, che camminava il leone alla Dispoli, è scappato dallo zoo, il leone camminava. La metafora del leone queste. Le autorità pubbliche di Senigallia, quando arriva l'allerta media, dicono: attenti, non uscite, non andate negli scantinati, andate ai piani alti, ok? E aspettano che il fiume invada la città, facendo meno morti possibili con questo allarme. È come se il sindaco di La Dispoli avesse detto: attenti, chiudetevi in casa, c'è il leone, e poi non mandava i carabinieri a catturare il leone. Per cui se lo tenevano per anni il leone per strada, no, solo con l'avviso, io vi ho dato l'avviso, chiudetevi in casa. Non è quello che si chiede alla pubblica amministrazione, di risolvere i problemi, non di lanciare gli allarmi. Scusate se ho occupato troppo spazio. Grazie. Ringraziamo l'ingegnere Giuseppe Di Meglio che ha offerto spunti per il dibattito interessanti sicuramente. Passiamo la parola all'ingegnere Paolo Landi che parlerà dei ponti cittadini, quali sono da rifare, con che modalità e con quale ordine di priorità. E molto altro, cercando di fare più veloce, gli lascio il posto che lui si accomoda. Eccoci qua, buonasera. Allora, partiamo con una diapositiva che fa vedere il percorso urbano del Misa. Cioè, questa figura è un po' una visione strategica, lasciamo perdere altre cose, ma quello che mi preme far vedere è come il fiume praticamente mantiene una sezione costante fino al ponte della ferrovia, grosso modo, poi oltre si restringe e quindi noi abbiamo una situazione che partendo dalla zona di Borgo Mulino, dal City Per e andando fino al mare, immaginiamo che arriva una portata d'acqua, questa portata d'acqua per il principio della conservazione della massa deve rimanere praticamente invariata, potrebbe teoricamente aumentare ma sicuramente non diminuire. Quindi adesso facciamo una serie di
vediamo una serie di sessioni che partono proprio dal ponte dal ponte dell'autostrada per arrivare, e vediamo la superficie di queste sessioni, perché ovviamente la portata è in proporzione alla superficie dell'area che può occupare l'acqua. Noi partiamo da una sessione che ha una superficie di 228 metri quadrati, che è una superficie libera, diciamo. Poi andiamo a vedere una superficie che sottende i ponti, praticamente al ponte del Portone, e qui scende, dimenticavo di dire, queste sezioni derivano da una situazione della regione Marche. Io ho dei dati relativi al 2001, ma siccome non è stato fatto niente nel tratto urbano, credo che questi dati siano abbastanza attendibili. Noi vediamo praticamente la sezione del ponte Portone, che ha una larghezza di 33 metri, però ha un'altezza superiore, per cui il ponte Portone regge una portata di 180 metri quadri, di 180 metri cubi al secondo. La sezione è 180 metri quadri. Questo, andando avanti fino al stradone Misa, che è un'altra sezione libera, ha 183 metri cubi al secondo. Perdon, 183 metri quadri al secondo, per arrivare fino al ponte del ponte Garibaldi, in cui la portata scende la sezione scende a 123 metri quadri, e scende ancora al ponte Garibaldi, al ponte del Corso, a 92 metri quadri al secondo. Poi io c'ho un dato, ma probabilmente è sbagliato, del ponte della statale, che mi dà 64 metri, però è sicuramente sbagliato, perché lì c'è l'altezza della travatura di 2,5 metri, e sappiamo benissimo che l'altezza non è 2,5 metri, ma sarà all'incirca 1 metro, per cui è presumibile che l'area del ponte della statale sia intorno ai 100 metri quadri. Poi andiamo avanti. Allora, sono stati fatti praticamente dei lavori di pulitura a monte dell'autostrada, cioè, per dire la verità, a monte del Fonte del Coppo, però questi lavori, essendo quelle sezioni di superficie molto elevata, risultano inutili rispetto a quella che è la portata del tratto urbano, perché nel tratto urbano noi ci troviamo in una sezione critica, che è quella proprio del ponte del Corso, che ha la superficie minore, e questi dati sono convergenti in quel punto. Rispetto allo studio fatto dal professor Brucchini, la portata è di 300 metri cubi al secondo, e questo lo possiamo anche verificare da uno studio che è stato fatto nella progettazione del ponte del Corso, che praticamente è una progettazione, contrariamente a quello che viene detto dalla gente, è corretta, perché in quel caso la portata, prima di togliere le pile e di fare il ponte a via inferiore, era considerata a 120 metri cubi al secondo. Con l'intervento del nuovo ponte è passato a 200 metri cubi al secondo, 220, quant'è? No, questo qui, sei andato un po' avanti. Quindi è passato il diagramma, quello dove c'è tutta la freccetta intera, questo qua. No, quell'altro. Questo. No. Quello. Sono andato avanti, vabbè. Questo, poi andiamo avanti. Poi dopo lo vedremo.
Allora, vediamo un po'. Gli interventi necessari per migliorare il deflusso in città. C'è un'idea di ribassare praticamente la quota che è prevista di zero, cioè praticamente ci sono pochi centimetri, saranno 15-20 centimetri in prossimità del ponte del corso, e noi abbiamo un profilo sempre che ci viene dalla Regione Marche, sempre relativamente al 2001, che ci dà, prendendo la quota zero in corrispondenza del ponte del corso, arriva a una quota in corrispondenza subito dopo l'autostrada, praticamente a un metro e mezzo sopra la quota del ponte del corso. Quindi se noi ribassassimo di 3 metri la quota del ponte del corso, avremmo una profondità in corrispondenza subito dopo l'autostrada di 1,5 metri, che significa questo? Significa che potremmo avere un canale navigabile con traslando tutta la superficie della quota di fondo di 1,5 metri, manterremo le stesse caratteristiche geologiche, praticamente la stessa pendenza, quindi non andremmo a creare un disequilibrio di tutto quanto. Quindi quello che vedete, la parte in grigio, corrisponde praticamente alla quota del livello del mare media. E se partiamo sempre dal ponte del corso a meno 3 metri, andando verso mare con la quota che all'origine era di meno 4,5 metri, noi abbiamo realizzato un canale che è anche un canale navigabile, che può essere un qualcosa anche a livello ambientale di un certo interesse. Ed ecco qua una sezione tipo che tiene conto della pradella che viene leggermente rialzata a quella che è la quota che vediamo spesso e volentieri quando c'è la bassa marea nel tratto cittadino, e l'approfondimento di questi 3 metri che porta la sezione attuale di circa 78 metri quadri addirittura quasi a un raddoppio. E quindi questo è un discorso che, come diceva l'ingegnere Di Meglio, praticamente noi ci abbiamo un aumento di portata che potrebbe essere doppio rispetto all'attuale. Quindi il discorso della portata dei 300 metri cubi al secondo può addirittura raddoppiare, con in più un discorso di essere riusciti a ottenere praticamente questa banchina tecnica, che è il vecchio argine del fiume. Qui vediamo com'era l'argine del fiume ai tempi della fiera, praticamente prima che fossero fatti gli argini. Una cosa interessante è questo sostegno di pali in legno, e quindi noi, scavando nella parte centrale del fiume, del centro città, avremo anche delle strutture di sostegno praticamente già pronte. Volevo ricordare che praticamente anche Venezia, i palazzi si fondano su delle palificate di legno, quindi il legno è un qualcosa che immerso nell'acqua mantiene costantemente. Poi, un discorso sulla portata di progetto del Ponte degli Angeli, praticamente quello che avevo anticipato prima. Ecco qua. Prima che fosse realizzato il Ponte degli Angeli, la portata che aveva considerato il consorzio di bonifica era di 126 metri cubi al secondo, che sarebbe passata con altri interventi a 226 e con la pulizia a valle del ponte della ferrovia a 312 metri cubi al secondo. Quindi un dato in perfetta coerenza con lo studio
dell'ingegner Brocchini, facendo altri interventi, praticamente quello che si sarebbe potuto tenere nel tratto urbano senza intervenire a monte, l'obiettivo è dei 428 metri cubi al secondo. Però facendo l'ipotesi del dragaggio che abbiamo detto prima, del ribassamento dei 3 metri cubi, dei 3 metri del quota di fondo, potremmo arrivare senza fare interventi a monte a una portata di circa 750 metri cubi al secondo nel tratto urbano, il che rispetto alla situazione di oggi ci metterebbe in sicurezza di 2,5 volte quella che è la situazione attuale. Poi adesso volevo presentare un discorso di un'ipotesi del ponte Garibaldi, l'ipotesi di un ponte monumentale. Quest'idea è stata sviluppata insieme al, no insieme, è stata fatta valutare dall'ingegner Petrangeli, che è uno dei massimi esponenti nella costruzione dei ponti, e consiste in una struttura reticolare che praticamente poi viene tamponata normalmente con altre cose. Quello che importa è il concetto, cioè abbiamo questo tunnel centrale che rappresenta praticamente la parte carrabile di 7 metri di ponte più 2,2 di marciapiedi, quindi 11-12 metri, e praticamente come vediamo in queste zone qua, al piano ribassato avremo dei moduli dove potremo realizzare delle strutture commerciali praticamente con moduli di circa 96 metri quadri l'uno, quindi sono 4 da una parte, da un lato, e 4 dall'altro, 8 moduli al primo livello. E è stata fatta una perizia dall'ingegner Petrangeli per quello che riguarda la struttura, con della struttura col primo orizzontamento finito e fondazioni comprese, che il costo verrebbe a stare sui massimo 2 milioni. Ricordiamo che l'ingegner Petrangeli era intervenuto anche sul ponte del Corso con un preventivo che sarebbe costato circa la metà di quello che è venuto a costare effettivamente. Allora, il discorso poi è stato fatto successivamente anche con il commissario alla ricostruzione, con Babini. Questa ipotesi è piaciuta e per quello che riguarda Petrangeli ha detto: se mi danno disposizione di realizzare questa struttura, io non ho assolutamente problemi. Andiamo a un costo definitivo di quello che può essere il ponte. Praticamente il massimo del costo è sui 5.500.000 euro, però con tutto completo, con i negozi finiti, ma anche con una parte superiore al primo piano, che è la parte più interessante, perché praticamente consente di avere un terrazzo che guarda lungo l'asse, lungo l'alveo del fiume. Quindi questa è una struttura che si può giustificare dal punto di vista del costo con una locazione. Tendo a precisare che la superficie commerciale tra il primo orizzontamento e l'orizzontamento superiore è di circa 1600 metri. Questi 1600 metri a un costo di 2000 euro oltre il costo della struttura ci portano ai famosi 5.500.000. Il discorso di questi spazi dati in locazione ci potrebbero dare praticamente 380.000 euro annui, il che significa poter ammortizzare il costo con un finanziamento nell'arco di 17-18 anni. Dopodiché questo ponte produrrebbe anche un utile. Perché sennò non ne facciamo mai.
mai. Sì, no, l'ultima cosa, nell'ipotesi che non è fattibile perché non si può fare un condominio su una struttura di questo tipo, se fosse vendute, se fossero vendute le superfici commerciali, il costo sarebbe inferiore ai 3.500 euro al metro quadro, il che sicuramente è un discorso interessante. Andiamo, vai avanti. Questo, i ponti esistenti inutili fermarci. Sì. Programmati c'è solo questo. Allora, dopo tornerei anche indietro un attimino che volevo dire qualcosa. Allora, questo è il ponte della ferrovia, è un ponte che era stato pianificato e che sembrava che dovesse entrare in funzione immediatamente, tant'è vero che le ferrovie avevano disposto di lasciare libero lo spazio a fianco perché l'avrebbero montato in una giornata. Poi di questo non si è saputo più niente, quindi bisogna sentire un po' l'amministrazione comunale come mai c'è stato questo passaggio indietro. Certo che un ponte di questo tipo esteticamente sarebbe stato molto bello perché avrebbe rappresentato una finestra praticamente dai moli verso il centro storico. Torna un attimo indietro. Allora, tornando ai ponti programmati, c'è il discorso che l'attuale passerella in ferro, che non se ne parla, quella davanti all'hotel La Vela, diciamo, che arriva da Uliassi, potrebbe essere spostata verso monte, verso mare. E c'è in programma anche nel piano regolatore del porto una passerella che dovrebbe congiungere praticamente la pagaia con l'altro lato del fiume, e anche questo credo che debba entrare in funzione perché potrebbe rappresentare l'elemento di congiunzione tra le due parti della città per quella che è la ciclovia adriatica, perché altrimenti non vediamo altre possibilità di congiunzione. E, ok, quindi questi sono i punti che sono in programma. Sto guardando, allora, il dragaggio e il rifacimento dei ponti, come abbiamo detto, è l'urgenza improcrastinabile assoluta, quella che ci mette in sicurezza la città di Senigallia subito. Però deve esistere un'azione combinata con la realizzazione dei bacini a monte, e io più che parlare di vasche di espansione parlerei di bacini lacustri stabili. Questo perché se andiamo avanti, noi abbiamo ancora, non avanti ancora, ecco qua, questa è praticamente la vasca d'espansione così come progettata, col famoso restringimento che, secondo le valutazioni che sono state fatte da molti, non sono una grande soluzione. Praticamente questa è la dimensione della vasca d'espansione con un sifone che porta l'acqua anche dall'altra parte, però pare che in questo primo momento sia progettata solo la prima fase della vasca. Allora, io sostengo che questa è la vasca d'espansione, questo che vedete è il limite della vasca d'espansione attuale, che corrisponde al fosso del Sambuco. Siccome la falda acquifera è a circa 2 metri sotto il livello del terreno, l'idea potrebbe essere quella, essendo gli argini già fatti, questa era la situazione praticamente ad agosto di quest'estate,
praticamente potremmo scavare e ottenere un quantitativo d'accumulo doppio, senza considerare che avremmo una vasca che potrebbe essere utilizzata anche per altri scopi, cioè non una vasca, un bacino stabile. Quindi immaginiamo anche a livello turistico come potrebbe essere sfruttata questa vasca, ma soprattutto è la capacità di contenimento, perché la superficie di questa vasca è di 440.000 metri quadrati, quindi 44 ettari, con l'altezza degli argini a 2 metri, però se riusciamo a scavare ed arrivare al livello di falda, noi praticamente potremmo arrivare a 1700 metri cubi di contenimento di acqua, e questo è praticamente quello che diceva l'ingegnere Di Meglio, quello che è previsto dalle 5 vasche che vengono fatte un po' dappertutto. Quindi questo è un quantitativo notevole che si verrebbe ad avere. Allora, quello che serve quindi è una... Poi ovviamente le vasche, non è sufficiente questa, vasche o bacini di contenimento e laminazione, sono tutto un insieme di altre che vanno fatte. Tant'è vero che lo stesso ingegner Bruchini aveva fatto delle simulazioni su delle vasche di espansione, aveva fatto 7 combinazioni prevedendo degli spazi tra Brugnetto e a Valle di Senigallia. Però è un discorso questo che va messo insieme, perché se noi riusciamo a fare un discorso, a progettare queste vasche condizionate dal diagramma del Picco di Piena, adesso vi faccio vedere di cosa si tratta, praticamente noi abbiamo che le esondazioni che abbiamo avvengono in un tempo molto breve. Se questo è il livello di un'arginatura, praticamente quello che vedete in giallo è il volume di una massa di piena che transita in un determinato tempo. Vediamo che questo volume diventa alto in pochissimo tempo e poi il fiume ritorna normale lo stesso in poco tempo. E la simulazione prevede un volume doppio, che è la parte in viola, e quindi noi una massa doppia transitata però in un periodo più lungo, vediamo che non arriva nemmeno a metà dell'argine. Quindi ci troviamo in una situazione che, se riusciamo a diluire il volume di piena nel tempo, noi otterremmo delle soluzioni incredibili. Quindi, lavorando a monte contemporaneamente al discorso a valle, che è il più urgente per salvare Senigallia subito, noi ci potremmo trovare ad avere un'azione moltiplicatrice di sicurezza che va dalle 2,5 volte per l'aumento di portata nel tratto urbano da 300 a 750 metri cubi al secondo, che sono 2,5 volte, moltiplicando questo discorso che può ridurre di 4 volte l'afflusso alla parte urbana, noi potremmo mettere in sicurezza, rispetto alla situazione di oggi, di avere un grado di sicurezza addirittura 10 volte superiore. Quindi quello che conta è proprio la convergenza dei progetti, cioè di avere una visione strategica che mette insieme tutti gli interventi da fare. Poi andiamo avanti. Un'altra idea, questa è più... Una volta la vediamo questa. No, dai, facciamo subito. Un minuto, non di più. Allora, questa è l'idea, ritornando al discorso che ho fatto in precedenza del fiume navigabile, l'idea di mettere praticamente, di realizzare un bacino all'interno dell'autostrada e quindi avere un porto fluviale, praticamente l'imbarcadero, che può essere anche utile a livello turistico. Tenete conto che da quel punto per arrivare alla foce sono circa 3 chilometri. E adesso vediamo una carrellata
di tutti i fiumi e i porti canali che sono a nord di Senigallia. Lo stesso discorso non l'abbiamo fatto, ma ovviamente vale anche per le aree a sud. Allora, partiamo da questo che è il porto di Fano. Voi vedete la serie di barche che sono estese per... Abbiamo una profondità praticamente di Fano che si avvicina al chilometro, 975 metri. Poi un'altra cosa, sempre verifichiamo, e questo in tutti i casi, il molo, la parte di ponente sempre avanzata rispetto a quella di levante. Questa senza che ve lo ripeto accade in tutte le altre situazioni. Vediamo Pesaro. Pesaro c'ha 1,5 km lungo il Foglia, poi andiamo a Cattolica. Cattolica ha 1 km, Misano Porto Verde non c'è niente perché è un porto fatto indipendentemente dal canale, Bellaria Egea Marina c'ha 1,30 km, Riccione c'ha 1,78 km, Rimini 1,07 km, Cesenatico, il famoso porto canale di Leonardo, c'ha 1,70 e Cervia 1,20 km. Quindi andiamo a Senigallia. Prima, adesso vai velocissimo, non riesco neanche a stare dietro, ma vi faccio vedere tutti per curiosità, perché sono tutti così, tutti navigabili, i fossi o i fiumi sono tutti navigabili, non è come a Senigallia. A Cervia uguale. Allora, ricapitoliamo, ecco, siamo arrivati a Cervia e l'ultimo, Senigallia, praticamente potrebbe essere di 3 km, ma se abbiamo la barra alla foce, ovviamente le barche non riuscirebbero a uscire, oltre agli altri problemi che ne derivano. Ok, scusate. Adesso chiudo un po', abbiamo protratto un po' troppo i temi, però era da spiegare un po' le situazioni esistenti. Allora, ingegnere molto tecnico, gli dico sempre, sei troppo tecnico, dai troppi dati, quindi è difficile da seguire. Di meglio è stato molto più sciolto, però effettivamente ci siamo allungati molto. Allora, storicamente sono stati fatti numerosi errori da parte delle amministrazioni locali che si sono succedute, l'abbiamo sentito dall'esposizione di Di Meglio. Inoltre le dovute manutenzioni da effettuare non sono state fatte e in modo particolare hanno compromesso la situazione nel centro di Senigallia. Quello che hanno fatto ha portato a una situazione pericolosa nel centro di Senigallia, sempre peggiorata, perché la barra alla foce, che prima si veniva sempre da Grato, adesso abbiamo circa 500-600 metri di tappo anche sul mare, perché nel mare c'è un'altra 300-400 metri, in cui sono spariti 5 metri di fondale nella parte finale. Per porvi rimedio, quasi certo, non si può attendere di ripristinare quanto previsto. Non si può attendere di ripristinare quanto previsto dagli ingegneri perini, cioè dobbiamo farlo subito. Per attuare quest'ultimo punto occorre liberare la sezione tra le banchine cittadine di circa 3 metri di depositi consolidati. Sempre indispensabile è il dragaggio dal ponte della ferrovia al mare, ripristinando il fondale tra 3 metri e mezzo che esisteva dal ponte della ferrovia fino a 4 e mezzo allo sbocco in mare. Infine occorre riaprire il collegamento con la terza darsena e aprire uno scolmatore dopo la capitaneria di porto sul lato destro di Ancona. Questi due ultimi interventi servono per far defluire i picchi di piena con un mare a forza maggiore di 8. Quindi quando il mare è gonfio, che non riceve, se lo facciamo uscire l'acqua solo sul fronte, non va bene. Bisogna avere due aperture laterali per far defluire l'acqua. Mentre per il secondo tema, per avere un'adeguatezza sicura negli eventi di piena improvvisa e misa, occorre
oltre a quanto previsto al primo tema, rifare tutti i ponti cittadini a campata unica e via inferiore, effettuare la manutenzione continua dei livelli di interramento nel tratto che va dal ponte Portone alla foce sul mare, attraverso l'attivazione del progetto che abbiamo presentato nel primo incontro al Portone, che si chiama Guardiania Operativa Misenevola, che sarà operativo col dragaggio autonomo da questa guardiania operativa che si attiva. Riaprire il collegamento con la terza darsena esistente fino al 2005, che collegava il porto canale con il tratto del canale del fiume con il porto, e aprire uno scolmatore sul lato destro dopo il faro della capitaneria di porto. Perché? Perché aiuta, come scolmatore, l'apertura sulla darsena per le piene e in presenza di mare grosso. Valutare la possibilità di realizzare in tempi brevi quanto trattato nel primo dei quattro incontri, quando abbiamo fatto il primo incontro, relativamente al prolungamento della banchina di levante del Misa, di alcune decine di metri, oltre a quelle del porto della Rovere. Ora, di meglio detto che più allunghiamo e peggio è, e questo è vero, perché diminuisce la pendenza. Però siccome è stata fatta la banchina di ponente che apre il porto più avanti di quella di levante, tutto l'interramento che abbiamo avuto caotico all'interno del fiume è stato causato da quell'avanzamento della banchina. Quindi o si draga costantemente, o se no bisogna valutare come riallungare di alcune decine di metri oltre la banchina di levante. Chiaramente bisogna mantenere il livello di interramento nullo praticamente, quel metro va tolto costantemente. Io praticamente ho fatto un veloce, mi sarei dovuto soffermare forse un po' di più, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo anche che chi vuole comprendere meglio quello che abbiamo parlato questa sera può vedere la registrazione degli incontri precedenti, perché abbiamo sorvolato su tanti dettagli. Però chiunque vuole può trovarli su YouTube digitando per il primo Guardiania Operativa Misenevola, per il secondo Novum Incontro a San Rocco, e vi verranno fuori quello del 23, quello lì che abbiamo fatto l'8 ottobre, quello che abbiamo fatto il 20 ottobre, e a giorni sarà presente anche quello che abbiamo fatto questa sera. Questi incontri sono completi con tutti i vostri interventi, con tutti i documenti mostrati abbastanza grandi, perché poi chi fa le riprese proietta non da lontano come inquadra noi, ma proiettando direttamente i documenti che vi ho fatto vedere. Io mi interrompo qui, vi ringrazio per la vostra attenzione. Quindi, come da programma, diamo spazio al dibattito, se ci sono domande, interventi, curiosità. Adesso facciamo dibattito. E altro. Chi vuole? Ah, diamo subito la parola allo storico. Per chi non mi conosce, sono il professor Santoni. Come ha detto lui, è autore del libro del Misa Amaro, che mi ha citato diverse volte. Ma io voglio porre l'attenzione oggi un problema, che è quello di dove costruire a Senigallia. Il quartiere del Borgo Molino non doveva essere costruito negli anni 50 in quell'area lì, perché già si sapeva che è un'area che andava soggetta ad inondazioni. La zona della Ripalta, dove c'è via Tevere, non doveva essere costruito perché è all'interno di un'ansa fluviale. Se uno guarda dove è stato costruito recentemente, dopo i pompieri, fino al Borgo Bicchia, è un'altra zona che non doveva essere costruita perché è stata allagata nell'alluvione del 76. Il problema è che l'amministrazione comunale e i consigli comunali non hanno fatto dei piani regolatori a dovere, e che i costruttori costruiscono in posti sbagliati.
Questo è un problema che va posto all'attenzione di tutti. È inutile pensare dove costruire le vasche di espansione lungo il fiume Misa. Se andate a Pianello di Ostra, hanno costruito praticamente in prossimità della confluenza del Misa Nevola dei grandi capannoni industriali e sono in funzione, ma è un'area che è stata allagata anche nell'alluvione adesso del 2022. Poco, ma è stata allagata. E soprattutto la zona del Brugnetto in passato era una zona paludosa. Lì il fiume Misa è stato deviato, non so, o si è deviato da solo. Comunque ci sono delle cose da tenere presente che l'amministrazione comunale di Senigallia non ha fatto, ma non solo quella di Senigallia. Tutte le amministrazioni dell'entroterra che gravitano nell'area dei due fiumi non si sono mai dati da fare per cercare di ovviare a questo problema delle piene dei due fiumi. Siccome lui prima ha parlato che aveva sentito il professor Villani, io lo conosco bene il professor Villani, e lui non è la distruzione di Senigallia nel 1200 ad opera di alluvioni o anche di eventi catastrofici e di terremoti. E io sono convinto che è così, che tra il 600 e il 1200 dopo Cristo, non abbiamo documenti storici in proposito, però la vallata è stata completamente allagata, Senigallia è stata quasi completamente allagata, ma basta vedere le rovine che ci sono a Casine di Ostra o anche più, anche prima, insomma. Prima, lungo il corso del Misa e del Nevola, c'erano dei laghi. A Corinaldo Villani ha trovato che c'era un documento di un notaio e parlava di un signore che aveva dei terreni nel fondo lago di Corinaldo. A Brugnetto c'era una selva e io ho trovato un autore che parla che lì addirittura si rifugiavano i banditi che scappavano dalla città e si rifugiavano nella serva del Brugnetto, insomma al tempo dei piccolomini, ma siamo già nel 1400, 1500. Tutte queste aree sono state tutte pianificate e sono diventate pianure abitate. La prima cosa da fare, invece di spendere tanti soldi, è mettere in sicurezza queste aree, facendo in modo che si liberino, si sgomberino da tutte queste edifici che sono stati fatti. Questa è la cosa più importante, non tanto per mettere in sicurezza le persone, quanto perché il fiume, la sua vasca di espansione naturale, se l'è costruita nei secoli e i nostri costruttori, impresari e sono andati a occupare le aree che erano golenali, le aree fluviali, e mettendo a rischio serio la vita delle persone che si trovano ad abitare in certe zone. E considerando questi cambiamenti climatici, per cui sembra che andiamo sempre verso il peggio, è anche opportuno prendere provvedimenti in proposito. In questo senso faccio presente che Senigallia ancora non ha un piano regolatore delle aree edificabili non soggette a rischio inondazione. Non c'è un regolamento del genere e non c'è nemmeno un regolamento che riguarda le aree edificabili
e sulle colline non soggetto a rischio frane. E questi signori stanno tutto il giorno a litigare lì in consiglio comunale e nessuno gli viene un'idea sana per la testa, ma sono tante le iniziative che si potrebbero prendere in proposito. E io ringrazio di nuovo il professor. Grazie. Siamo andati avanti, ma chi vuole può fare domande su qualcosa che non ha afferrato. Io volevo chiedere una cosa, no? Abbiamo capito che è necessario intervenire nel fiume dal ponte Garibaldi per il dragaggio. Il dragaggio è una cosa indispensabile. Però no, qualcuno, non so, l'ingegnere, come possiamo fare per arrivare? Chi lo deve fare? La regione? Cioè, come possiamo portare avanti il discorso? Se questo dragaggio è indispensabile ed è l'unica cosa che si può fare senza andare incontro al discorso degli espropri, no? È una cosa che si può fare presto, subito. Ma come? Qualcuno che possa dire qual è la strada per arrivare a un dragaggio? Allora, come ho spiegato, ci sono 4 appuntamenti già online. Il primo, quello della guardiania operativa, prevede il dragaggio, perché attraverso la chiatta dotata di un'idrovora e un chilo è in itere questo progetto. Deve essere attivata questa realtà, perché con questa realtà ho già parlato con Aguzzi, con Babini e con Latini. Questi tre si stanno muovendo, dopo con i tempi, cioè non è che dall'oggi al domani si risolve il problema. Io a contratto di fiume ho presentato questa realtà, nel senso che l'ho fatta immettere tra le cose urgenti da fare, perché tutti parlano di fare i lavori, ma nessuno parla da domani dobbiamo fare la manutenzione che non è stata fatta per 50 anni tutti i giorni dell'anno. L'amministrazione comunale, io ho partecipato a tutti e 4 gli incontri, l'amministrazione comunale 2 volte attraverso il porta solo i saluti, ma noi di saluti ce ne facciamo poco, qui bisogna passare ai fatti. Guardiania Misanevola è una realtà che potrebbe essere interessante, cioè è l'unica cosa, è l'unica proposta concreta che ho visto, l'unica che c'ha un'idea. C'è un inizio e c'è una fine, la manutenzione del fiume dalla foce alla sorgente. L'amministrazione comunale, cioè i saluti, a noi non servono. Bisogna che vengano qui magari, loro non ci possono aiutare. Sono completamente esenti, fuori dal discorso. Le dico solo che ci aiutano, nel senso che ci stanno sostenendo. L'assessore è venuto a parlare sul tavolo quando avevamo incontrato Babini ugualmente, perché stavamo prospettando queste soluzioni. Babini è venuto su, ha fatto i controlli e adesso sta muovendosi. Purtroppo ci sono i tempi tecnici, questo è risaputo. E una cosa che forse non sa è che una volta attivata la guardiania operativa si autososterrà, cioè con i ricavati di tutto il materiale che si recuperano tra comuni e quello lì sul fiume, le 12 persone assunte in pianta stabile non costeranno niente. 13 perché uno è la centrale elettrica, quella che produce l'energia per mantenersi. Voleva fare una domanda a Raffaele? Ok, buonasera a tutti. Sono Rado Raffaele, comitato 15 settembre. Intanto devo precisare un fatto, che avendo partecipato al contratto di fiume e noi siamo entrati soltanto nell'aprile scorso, da subito abbiamo dato le priorità e tra la priorità numero uno era il dragaggio del fiume dalla foce fino a Borgo Picchia. Quindi credo che quello che dice l'ingegnere Di Meglio, che già conosciamo, era una cosa che già noi avevamo imputato come prioritario. Secondo motivo era rettificare un fosso molto critico a Brugnetto, il fosso del Sambuco, e dopo c'erano le altre priorità, no? Secondarie, le vasche di espansione.
non è stato quello che ha detto completamente, non è completamente stato quello che ha detto il professor Santoni, la zona di Pinello, perché non c'è la zippa a Pinello, la zippa è Cassina di Ostra, anche Pinello c'ha qualche criticità sicuramente, ma la cosa più critica è quella, no, di Cassina di Ostra. Devo dire che purtroppo ho partecipato, no, due giorni di fila, ho incontrato due volte Babini, ieri, l'altro ieri, e l'altro giorno in una riunione fatta con le imprese a Brugni, a Passo Ripe, la preoccupazione della gente della Zipa, degli impresari, è come cominciare a ricostruire. Qua dico tutto. No, devo chiederci un altro. Poi ritorno. Sì, grazie. Io sono Santoni, un omonimo del professore, e sono il portavoce del comitato alluvionati di Castelferretti, e come sapete anche là abbiamo avuto alluvioni. Se negli ultimi 10 anni non siamo salvati è solo perché non è piovuto, ma anche là in 10 anni non è stato fatto niente. Hanno provato a fare qualcosa, ma poco niente. Però io ho seguito con molta attenzione, e nonostante che Sartini si preoccupava dei dati, io che in qualche modo dopo tanti anni seguo queste cose, li ho seguite attentamente. E è molto 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 interessante, e anche questo interessamento, questa voglia di capire, di risolvere, è molto interessante. E soprattutto è stato interessante, in modo particolare l'ultimo intervento, perché non ha escluso ogni azione, perché una non può annullare l'altra, perché noi non sappiamo quanta acqua può scendere. Sappiamo però che a parità di pioggia, di piene di 50 anni, 70 anni fa, a parità di pioggia oggi scenderebbe un picco 3 volte più alto, perché l'acqua viene giù tutta velocemente a causa di, sappiamo, no, antropizzazioni varie, dall'agricoltura a strade, asfalti e capannoni. Ma detto questo, quello che ha detto proprio il professor Santoni è, rimane un po' di perplessità. Il rischio è che con tutte queste opere, che sì, sono molto importanti, alcune possono essere veloci, alcune ci vuole del tempo, chiaramente la vasca che è 30 anni in studio, se quelli sono i tempi non ne avremo mai. Però, 40? Vabbè, io ho detto 30, sono stato magnanimo. No, per dire, quello che è il rischio è dare illusione ai cittadini, perché i cittadini già sono illusi che hanno comprato case e continuano a comprare case dentro al fiume, perché magari le belle parole di qualche tecnico dice stai tranquillo che abbiamo fatto l'argine, stai tranquillo che abbiamo fatto qui, tranquillo che abbiamo fatto là, però il fiume non li riconosce gli argini, lo sappiamo bene, e quindi è molto facile dare illusioni. È chiaro che la politica ci tiene molto, no, a salvare il suo mandato, tanto poi dopo arriva quell'altro dà la colpa a quello precedente, insomma diventa una storia come questa. Io qui stasera ho sentito più che dei politici, ho sentito dei tecnici, e io penso che i tecnici debbano avere un po' più di coscienza nel futuro, perché sono appunto dei tecnici, e a differenza dei politici danno delle soluzioni. Però io temo che, così come è messo il bacino del Misa, così come è messo il bacino là a Castelferretti, difficilmente avremo delle soluzioni. Tutti sappiamo che i rischi si mitigano, non si annullano, su questo sappiamo tutti che è così, però la mitigazione anche lì può avere dei limiti, sia di spazio che di tempo che di punto di livello, e non è facile, perché come a Castelferretti abbiamo fatto intere urbanizzazioni in aree che erano paludi, e abbiamo visto tutte le alluvioni di questi ultimi tempi, abbiamo visto città allagate perché erano fatte dentro le paludi, fiumi pensili. Ecco, finché noi andiamo avanti con queste soluzioni non ci riusciremo mai, e io temo che stiamo attenti a non dare segno di serenità e tranquillità ai cittadini quando facciamo opere.
perché un argine dà segno di tranquillità. Quando il cittadino vede una ruspa che pulisce un fiume e si bestemma un argine, lui è tranquillo, poi invece la notte l'acqua se lo porta via. Ecco, io dico questo, non diamo false speranze, perché io la vedo molto brutta. Grazie. Una cosa tecnica, che io avete dato tante misure, tanti dati, molto importanti, che lo seguite attentamente, però non ho visto un grafico del livello del mare, dove le pendenze, cioè dove il mare si proietta, il livello del mare verso l'interno, perché io credo che là dove si proietta il livello del mare l'acqua non possa scorrere con quella velocità che noi pensiamo. Scorre veloce se è superiore al livello del mare, e io temo che se noi pensiamo di fare un canale navigabile vuol dire che lì c'è acqua permanente, e un buco nell'acqua è un buco nell'acqua. Vuole rispondere? C'è. Allora, quella che noi vediamo, se vi affacciate sugli argini, quello che vedete è acqua di mare, perché il fiume, quando non piove, c'è una portata di 2 metri cubi al secondo, cioè niente, zero, non lo vedremmo il fiume, noi vediamo acqua di mare. Se scaviamo abbiamo più in profondità acqua di mare, però quando arriva, diciamo, la piena da monte non fa altro che spingere l'acqua di mare a mare, e poi arriva tutta l'acqua che viene da Arcevia in giù. Non è un ostacolo, l'acqua non è un ostacolo, la terra sì. Quella terra che sta sotto, che ha sollevato il fondo del fiume, quello è un ostacolo, non ce la fa. Più avanti ce la fa pure, c'è la famosa barra che sta vicino al porto, quella la porta via, ma quello che si è andato sedimentando nei 40 anni, la famosa metafora del fumatore, tutto quel catrame che si è fermato nei polmoni per 40 anni, che equivale a tutta quella terra che sta in mezzo agli argini, quella non se la porta la fiumana, quella rimane là, stringe solamente la sezione, la fa più stretta, e quindi l'acqua che non passa sotto il ponte se ne va in città. Liberiamo il ponte e ne passerà di più. Se piove, talmente fa il diluvio universale, arrivano 1500 metri cubi al secondo, se ne calza al lago lo stesso. Però se avessimo fatto nel 2014 lo scavo che propongo io di portarle a 3 metri, nel 2022 con tutta la pioggia che ha fatto non entrava in città nemmeno un secchio d'acqua. Sarebbe passato tutto. Invece voi dovete pensare che se ha fatto, nessuno ha misurato, se ha fatto 700 metri cubi, 300 se ne sono andati a mare, 400 se ne sono andati in mezzo alla strada. 400 metri cubi al secondo significa che ogni quel volume che vi ho fatto vedere prima, quel rettangolone, che ogni secondo se ne va in mezzo alla strada. Diventa una cosa, la città diventa invivibile, se lo fa ogni anno, ogni 6 mesi, la città muore. Perciò bisogna provvedere, non i programmi a lungo termine, a me mi stanno bene, volete fare le vasche di laminazione, facciamo le vasche di laminazione, arriva meno acqua, tanto meglio. Però la prima cosa, bisogna togliere la sabbia che sta tra gli argini, tutta quella sabbia, c'è qualche problema? Quello bisogna studiare, se ci sono problemi a togliere quella sabbia, ma toglierla, trovare il sistema per toglierla e far passare l'acqua. Allora, avevamo già spiegato come fare anche a togliere quella sabbia, dove metterla e spessire gli argini per poter rendere i carrabili, per fare gli interventi che tenessero di più la botta. E poi c'è il discorso che tutto quello che si libera del materiale depositato nel tratto finale del fiume, non è che quando arriva l'acqua, tac, d'un bleu, sparisce, e quindi diciamo l'acqua scorre normalmente. Ci vuole le ore, perché l'azione di trasporto sposti questi 100 metri di materiale depositato abbondantemente, quindi che arrivi a una profondità di 2 metri. Ma lo
porta un po' più avanti, perché dopo lì la velocità si riduce, perché il canale non è più da 33 metri, no, la foce, ma diventa il mare aperto, quindi si allarga sulla superficie intorno e le correnti marine riportano dentro tutto quello che vediamo quotidianamente. Hanno spostato la ghiaia alla foce, che era un metro di ghiaia, l'hanno spamicciata a destra e a sinistra, il giorno dopo già c'era un'altra volta mezzo metro di ghiaia depositata. Quindi il problema va risolto asportando quel materiale definitivamente, fino a che poi non viene da monte e il mare non lo trasporta attraverso le correnti. Allora, c'era, vuoi dovrevi? Se c'era qualche possibilità per questo sottopasso di Borgomolino. Allora, sottopasso di Borgomolino, ce l'ha in mano adesso Babini come muoverci, e io andrò avanti con la mia azione, perché purtroppo il problema, noi abbiamo un problema unico che non c'ha nessuna area, perché l'area nostra è l'unica che è completamente circondata dalle strade. È una vasca di espansione non autorizzata. Grazie. Se ho ben capito, voi proponete un dragaggio continuo del fiume, giusto? Perché se a monte le sponde vengono pulite, il materiale arriva continuamente. Allora, il dragaggio, cioè, trasformereste un fiume in un canale, perché il fiume ha anche un'altra funzione, oltre a quella di portare l'acqua. Come? La parte murata del centro città, che è un canale, non è un fiume. Sì, però, diciamo, sotto quello strato che dite voi, vive anche una flora bentonica che contribuisce a depurare l'acqua dalle sostanze organiche che arriva. Non so se vi ricordate negli anni '80 com'era il mare. Siccome Senigallia è anche una città turistica, cioè tutto il materiale organico che arriva alla lunga produce le mucillagine che ci ricordiamo negli anni '80. Senigallia è anche una città turistica. Se lo può permettere? Se lo può permettere di andare sotto e distruggere tutte le attività produttive? E la domanda è doppia. Lei mi fa una giusta considerazione. Allora, se andiamo a parlare di microorganismi che fanno la degradazione di quello che arriva, ci sono in ambiente aerobico, anaerobico, ci sono tantissimi tipi, sono migliaia, miliardi di tipologie. Allora, se noi li asportiamo, quelli si spostano, tra l'altro, quelli che restano, e si riproducono nuovamente, con condizioni diverse, scusi, però non sono un scienziato del settore, però ho studiato tante cose per poter poi affrontare le problematiche. Allora, questo, tutti gli anni, ha visto prima il bando, la diocesi faceva un bando per dragare, perché dovevano fare venire tutte le barche, dovevano avere 3 metri di fondale. Questa è l'unica soluzione, riportare quel fondale nel centro cittadino, perché altrimenti non ne usciamo, perché questo è il materiale che porta giù la corrente che arriva, trova una sezione ridotta e quello si deposita dappertutto. Quindi ogni volta che c'è un evento alluvionale consistente avremo tra i 3 e i 10-15 centimetri di depositi. Però lei sta parlando dell'Ottocento, l'Ottocento... Uno, Senigallia non era una città balneare e quindi non era un problema se c'erano le mucillagini. Secondo, non c'era tutta la chimica, non venivano dati tutti i concimi, vengono dati adesso. Non c'era tutto quell'apporto di materiale organico che arriva adesso, nell'Ottocento probabilmente. Allora, differenza tra materiale organico e chimico? C'è una certa differenza. Materiale organico è quello organico, materiale chimico è il chimico. I concimi sono chimici, non sono organici. Però adesso, a parte questi temi molto tecnici, noi abbiamo un problema. In città dobbiamo far transitare un coefficiente, una quantità di acqua adeguata a non andare sott'acqua costantemente, perché sennò ci andremo sempre. Allora, questo è l'ultimo incontro, perlomeno come diceva Giorgio, per il momento. Ci sono alcuni aspetti che emergono sempre in tutti questi 4 incontri. Innanzitutto gli errori che sono stati fatti nelle pianificazioni, sia quelle vecchie che quelle recenti. Nessuno si è posto il problema che questo fiume ha
25 milioni d'anni ha fatto sempre come credeva lui, mentre nell'ultimo periodo, limitatamente 100 anni, forse di più, si è costruito in una maniera disordinata per un meccanismo perverso che è quello di far fruttare il territorio nella maniera più speculativa, non rendendosi conto che invece il problema esiste, e ogni volta quando emerge vengono fuori tutti i problemi concreti con i danni, i morti e via dicendo. Per cui questo è un meccanismo. Io allora non voglio riparlare di cose che abbiamo già parlato, ma quella vasca che si sta per completare a metà, non tutta, a metà, è 40 anni che la devono fare. Hanno fatto una cosa che a nostro giudizio è un po' un obbrobrio, cioè invece di mettere in sicurezza, mettere più pericolo, se non altro, alle persone che stanno in prossimità. Per cui tutti gli interventi che si fanno, quando si fanno, bisogna capire cosa, che ha i tempi lunghi, non ha i tempi neanche della vita di chi lo progetta, è molto più complesso, è molto più lungo il problema. Una cosa che noi proponiamo adesso porta avanti per un periodo molto lungo e ne subiranno le conseguenze gli altri. Allora, quando sono stati fatti gli argini lungo il Misa, dalla confluenza fino al Senigallia, è stata una bella invenzione. Hanno frazionato, hanno permesso di costruire le case per i piccoli proprietari e via dicendo, i grossi proprietari che poi hanno fatto questa operazione. Si è capito nel tempo, passando in tutta quell'area, che forse quella era una cosa sbagliata, in cui c'è anche la casa mia, evidentemente il problema c'è stato. No, quella l'hanno costruita nel 2014, nel 2011 hanno fatto gli argini. Allora, tutti questi interventi dei grandi esperti, per carità, no? Non metto in dubbio, però hanno rilevato nel tempo delle criticità enormi e la incapacità di pensare in tempi lunghi un ambiente naturale che è tipico di un ambiente fluviale. Allora, questo è il problema dei problemi. O noi altri capiamo questo, oppure ogni volta dovremo fare un argine intorno a casa, lo dovremo fare un argine un po' più alto, un po' più consistente. Non è un caso che ultimamente, anche parlando con il vice commissario, gli abbiamo fatto rilevare che gli argini sono sballati da un punto di vista della sicurezza. Ma lui ha detto: è vero, li dobbiamo rifare. Cioè, questi argini che sono stati fatti adesso in somma urgenza dovranno essere rifatti perché non vanno bene. Per cui i problemi, no? Anche dovranno espropriare per fare gli argini più larghi, eccetera, eccetera. E i problemi che si accavallano uno sull'altro. Questo per incuria, per incapacità di comprendere cos'è il territorio e cos'è una pianificazione del territorio, perché tutti gli errori che sono stati fatti dalle vecchie amministrazioni fino adesso sono errori di progettazione. Non parliamo poi dell'aspetto doloso di alcune scelte delle vecchie amministrazioni, che tutti sappiamo quali sono. Grazie Paolo. Si sta facendo tardi, io direi di, se non ci sono interventi di rilevanza insomma su qualche tema che non vi è chiaro, di chiudere. Ah sì, c'è un intervento, perché abbiamo fatto, non so se le 11:30, 11:40. Sarò velocissimo, proprio così. No? Io ho qualche dubbio sull'efficacia del dragaggio del fiume nell'ultimo tratto, prima di arrivare in mare. Ma non perché sicuramente è utile per cercare di aumentare la velocità dell'acqua dentro il fiume per arrivare al mare, ma andare sotto il livello del mare con il fondo del fiume è uguale, già c'è forse. Sì, vabbè, però quello che conta, quello che favorisce, cioè che determina la portata del fiume, e l'altezza dell'acqua che cresce sopra. Cioè quando in tempi come adesso che non piove, il fiume che è praticamente lì, c'è l'acqua del mare dentro, no? nell'ultimo tratto dal ponte Garibaldi, dal ponte del 2 giugno fino al mare, e quella è acqua di mare, non è acqua del fiume, perché quella che arriva è un rigagnolo, insomma, no?
Però quando invece piove sul serio e che arriva tanta acqua, quella che arriva va a finire sopra quella. No, no, ma sì, ho capito. Lei dice spinge quella del mare, ma la spinge, ma se spinge quella si sostituisce a quella. Sì, però comunque sia, il livello aumenta per forza. L'utilità del dragaggio è utile solo, secondo me, solo perché si pulisce il fiume e quindi si può aumentare la velocità, e aumentando la velocità a parità di livello aumenta anche la portata. Quando draghi, sì, qui no, questo vuole dire, cioè, perché fare il dragaggio come un dragaggio fatto bene vuol dire spendere un sacco di soldi, insomma. No, ecco, e come, tanto che vabbè. Allora, una volta attivata la guardia neoperativa non costa niente dragare, perché si automantiene. Però detto questo, bisogna, come ho chiesto io a Babini, di fare un modello fisico dal ponte Garibaldi alla foce per vedere, in base con i collegamenti, le aperture, gli abbassamenti, come reagisce. Perché un modello fisico, al di là di quello che pensa lei, che penso io, che pensa l'ingegnere di meglio e tutti gli altri, ci dimostra praticamente che con un certo tipo di sezione passa tanta acqua anche con l'acqua davanti, o meno. Allora, e appunto, se lui dice che passa, perché si chiama la capacità che ha l'acqua dolce di penetrare nell'acqua salata. No, io non aggiungo altro. No, dragando passa più acqua, quello che passa non va in città. Quello è... Allora, io direi di chiudere qui perché abbiamo fatto veramente tardi. Vi ringrazio. Se non avete compilato, chi non è mai presentato la scheda per potervi dire quando sarà i prossimi incontri, potete farlo.